Per quanto riguarda la perdita della vista e di ogni altro disturbo visivo, coloro che hanno studiato la questione sanno che sono il risultato di azioni estremamente crudeli perpetrate in vite precedenti. D'altronde, recenti investigazioni hanno rivelato che molti disturbi degli occhi oggi sono dovuti al fatto che si stanno effettuando dei cambiamenti negli organi visivi. Effettivamente i nostri occhi devono arrivare a rispondere ad un'ottava superiore, perché l'etere che circonda la Terra si è fatto più denso e l'aria più rarefatta. Questo fenomeno si nota particolarmente in alcune parti del mondo, ad esempio nella California del Sud. A tal riguardo si può notare che le aurore boreali sono più frequenti ed hanno un effetto più marcato del solito sul nostro pianeta. Nei primi anni dell'era cristiana questo fenomeno era quasi sconosciuto, ma col passar del tempo e via via che l'onda cristica che compenetra la Terra durante una parte dell'anno si diffonde di più e pervade maggiormente la massa inerte del nostro globo, i raggi eterici vitali cominciano ad essere visibili ad intervalli. Da qualche anno sono più numerosi, al punto da interferire con il funzionamento degli apparecchi elettrici, quali il telegrafo, le cui linee sono seriamente intaccate da tali correnti radianti. Fatto degno di nota è che queste perturbazioni riguardano solo i fili che vanno da est verso ovest. I raggi o linee di forza degli spiriti gruppo delle piante si irradiano in ogni direzione, a partire dal centro della Terra fino alla periferia, attraversando le radici degli alberi e di altri vegetali, come pure i fusti e i tronchi, fino alla cima delle piante. Le correnti degli spiriti gruppo degli animali circolano attorno alla Terra. Di conseguenza, le correnti deboli ed invisibili degli spiriti gruppo delle piante e i raggi di forza estremamente potenti rigenerati dallo spirito cristico, visibili oggi nelle aurore boreali, sono pressappoco della medesima natura dell'elettricità statica. Quanto alle correnti generate dagli spiriti gruppo degli animali che circondano la Terra, possono essere paragonate all'elettricità dinamica che ha permesso al nostro pianeta di seguire la propria orbita nei tempi passati. Sono oggi le correnti cristiche che raggiungono una sempre maggior potenza. Esse si liberano dalla loro elettricità statica. L'impulso eterico da essi provocato inaugura la nuova era. Gli organi dei sensi che gli esseri umani oggi possiedono dovranno adattarsi a questi cambiamenti. Invece dell'immagine riflessa che i raggi eterici emanati dagli oggetti trasmettono alla nostra retina, gli occhi vedranno l'oggetto stesso, in quanto la nostra vista eterica sarà più sensibile. E non solo vedremo la superficie della cosa osservata, ma vedremo anche attraverso di essa, allo stesso modo dei chiaroveggenti che hanno coltivato la vista eterica. Col passare del tempo, il Cristo, col suo benefico ministero, attira sulla Terra una quantità sempre crescente di etere planetario, cosa che rende il corpo vitale del nostro pianeta più luminoso. Avanzeremo in un oceano di luce. Quando avremo imparato a liberarci dal nostro egoismo e dal nostro egocentrismo, grazie al contatto permanente con queste vibrazioni cristiche benefiche, noi stessi diverremo luminosi. Allora gli occhi, nella loro attuale costituzione, non ci saranno più utili. È questa la ragione per cui cominciano a modificarsi. Da ciò le sofferenze, tipiche di ogni ricostruzione, che noi
Proviamo.